E forse ce l'abbiamo fatta. Gli imprevisti si sono superati, sentirete un po' di vento, ma questo fa estate, perché abbiamo al telefono praticamente il triumvirato di Roof Video Design. Buongiorno. Buongiorno. Abbiamo al telefono esattamente Christoph Grigoletti, Ulysses Sonam e Michael Garro. Spero di aver azzeccato almeno uno dei nomi, ma soprattutto sto parlando con coloro che hanno realizzato quello che durante la recensione del concerto di Salmo e Noyz, visto a Roma, era quella parentesi veramente di meraviglia che vi raccontavo essere l'interazione tra il video, il palco, ma soprattutto il pubblico, trasformando appunto tutti questi elementi in oggetti di scena, mostri in scena e veramente fantasmagorie a base di intelligenza artificiale. Christoph, per favore, ci puoi spiegare quanti errori ho detto in quest'ultima frase, soprattutto quante banalità, ma soprattutto che cosa effettivamente fate? Allora, io, guarda, farei così. Prego. Ti faccio una piccola introduzione di chi siamo noi e poi lascerei un po' la parola a Michel e a Ulisse, che sono direttamente interessati in questa attività che avete visto sul concerto di Noyz Narcos e Salmo. E introducendo un secondo, che noi siamo uno studio multidisciplinare, quindi che vuol dire che ci occupiamo di diversi mezzi, di diverse tecnologie e lavoriamo su molti mercati diversi. Nasciamo dal live, Michele e tanti anni fa abbiamo fondato Roof Video Design, poi anno dopo anno siamo cresciuti, abbiamo innovato e ogni anno, infatti, per noi la sperimentazione e l'innovazione è fondamentale. E quindi anche in questo caso, con l'intelligenza artificiale, da qualche anno stiamo sviluppando alcuni progetti, tra cui uno di questi è appunto il trattamento delle videocamere in presa diretta, in tempo reale, e attraverso intelligenza artificiale. Quindi farei andare un po' a fondo in questo tema Michele e Ulisse, che insomma sono i fautori di tutto questo. Perfetto, prego Michele. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, niente, non hai detto banalità. Ok. Forse qualche piccola imprecisione. Allora, il sistema è molto semplice. Noi ci siamo appassionati innanzitutto alla creazione di immagini in tempo reale. Questo è quello che facciamo di mestiere, quindi è un po' quello che giornalmente ci piace, ci ispira. È chiaro che l'intelligenza artificiale ha dato una spinta fortissima. La capacità di generare immagini a partire da semplici parole o da semplici formule geometriche con una, diciamo, infinita possibilità di creazione, ecco, questo sicuramente ci ha ispirato. E quindi abbiamo iniziato a studiare alcuni sistemi come OpenFUI o Stream Diffusion, che però hanno tutti il difetto, se vogliamo dire così, che l'immagine va generata e questo richiede un po' di tempo. E allora abbiamo notato un po' di tempo fa, Ulisse, poi nello specifico, un sistema in americano che avevano approcciato l'intelligenza artificiale che però potesse reagire in tempo reale sostanzialmente, quindi dato alcune immagini in ingresso, quello genera un flusso continuo sulla base di un prompt scritto, quindi sulla base delle indicazioni testuali, creava immagini. Abbiamo preso questo esperimento, diciamo, di un americano, adesso Ulysses poi vi può dire nello specifico nomi e cognomi, e l'abbiamo un pochino adattato alle nostre esigenze, quindi dato un'immagine in ingresso in tempo reale, questo sistema elabora sulla base di quello che scrivi in tempo reale. Quindi quello che io ho visto sul palco, a un certo punto, in un pezzo preciso, il cantante veniva trasformato in Hellraiser, che è sia il titolo del brano che stava cantando Noyz, ma anche un mostro della cinematografia classica horror. Oppure, in un altro momento, i 30.000 spettatori e spettatrici di Rocky Roma erano trasformati in
Lupi, Mannari, Rossi. Quindi voi avete detto alla macchina: trasformate tutto quello che vedete in lupi, Mannari, Rossi, famelici, perché erano tutti con le fauci aperte. Esatto, esatto, esattamente. E abbiamo preso quindi una camera, la telecamera che si utilizzano per il palco per riprendere i cantanti, semplicissimi, uh-huh. Inseriti in sistema e poi risputati fuori, trasformati. Questo è chiaro che c'è un bel po' di tecnologia dietro, però devo dire che le cose stanno andando molto veloci. Bene, quindi bene. È solo un combinare gli elementi. La cosa credo straordinaria sia proprio, come hai detto tu inizialmente, e qui passo a Ulisses, il fatto che si possono creare delle installazioni, chiamiamole installazioni, che magari è un termine più ampio, ma in tempo reale, sulla realtà. Quindi come... La dico veramente, veramente male, perdonatemi, potete anche fare delle pernacchie, come i filtri di Instagram e TikTok. Così vai, correggimi, per favore, già sento. No, è un esempio molto interessante in realtà, questo dei filtri di Instagram, perché in realtà è molto probabile, secondo me, che in futuro vedremo delle tecnologie del genere applicate anche a dei filtri social. Tal come potrebbe col tempo, e diciamo che non lavora esattamente nello stesso modo, dal momento che al momento è una tecnologia che richiede un sacco di capacità di calcolo, è molto pesante, quindi per vederla su dei cellulari secondo me dovremmo aspettare un po' di tempo, però è un esempio che secondo me calza a pennello come tipo di interpolazione tra realtà e artificio. Forse... semplicemente come? No, forse la cosa corretta è come quando si pensa di creare un filtro di Instagram che posiziona sopra le teste delle persone le orecchie da gatto, però per dargli proprio una missione, il prompt, il programma fa una certa cosa, e nel vostro caso trasformare un palco in qualcosa, e nel filtro di Instagram trasformare una faccia in un gattino, che sembra... Torno sul live, perché sono molto molto curioso anche di pensare e sentire il vostro pensiero sul concetto di live, anche sul posto, sull'uso dello spazio, perché se molte persone che sono in ascolto della radio hanno forse spento il canale di ingresso delle orecchie quando hanno sentito Noise Narcos e Salmo, forse potranno anche riattivare l'audio sapendo che voi avete lavorato con gli Scorpions, ma anche con interazioni, cioè con installazioni e con luoghi, musei, presentazioni, quindi lo spazio del concerto, ma anche lo spazio della presentazione, oppure credo anche qualche sfilata di moda, o altro, o proprio un vero e proprio installazione, un'interazione con lo spazio, con il visitatore della stanza, mettiamola così, permette di trasformare il semplice palco con uno schermo dietro in qualsiasi cosa, anche senza l'aggiunta di scenografia. È corretto? Che ne pensate di questa nuova frontiera? Sicuramente in futuro diciamo che certi processi, certi meccanismi che finora, diciamo certi passaggi nel nostro workflow andranno sicuramente modificati, anche se non del tutto, da come dici te, come hai fatto te l'esempio, la possibilità di partire da una situazione, come dicevi prima, anche il concetto delle orecchie, del filtro di Instagram, da una situazione semplice di partire e poterla, diciamo, applicare in molte maniere diverse, in modo molto semplice. Come, torniamo a Christophe, che magari è tiene il bandolo delle matasse, dei progetti. Com'è invece la prospettiva? Cioè, cosa vi interessa fare nel prossimo futuro? Sia dal punto di vista della AI, sia dal punto di vista della scenografia digitale dei live, o magari qualcosa che sto completamente ignorando e su cui siete molto concentrati. Sì, guarda, secondo noi il piano di lettura e di fruizione diventerà un
diciamo, un mondo molto più integrato. Mi spiego meglio. Una volta si andava a vedere un concerto, si era uno spettatore, oppure anche a teatro, oppure anche in un museo, andavi a vedere qualcosa che era lì da farsi vedere, ma tu non eri parte di questo. Siccome entriamo in un mondo, ci siamo parzialmente già, in cui ci sono tante iniziative, chiamiamole iniziative, quindi concerti, installazioni, opere liriche o quant'altro, che invece cercano di integrare lo spettatore e renderlo parte attiva, quindi ci possono essere installazioni messe in opera interattive dove reagisce anche al nostro di movimento e non solo parlo di un trattamento dell'immagine attraverso un ingresso live, ma anche le animazioni o quello che noi vediamo e viene rappresentato, lo vediamo modificare alla nostra azione. E quello che personalmente a noi interessa è sempre nuovi modi di creare, chiamiamola bellezza, insomma, creare qualcosa di emozionale. Noi, a noi piace emozionare con l'arte visiva. Quindi una delle cose che sicuramente faremo è sviluppare tutta una serie di prodotti che abbiamo e che abbiamo sviluppato attraverso l'AI e portarlo su diversi mercati che, come abbiamo detto prima, sono i concerti, poi può essere un'installazione museale, può essere anche un normalissimo photobooth per un evento che Certo. però con l'intelligenza artificiale prende un approfondimento maggiore. Questo probabilmente si inserisce in un discorso un pochino più ampio sul concetto di intelligenza artificiale e arte. Come avranno capito tutte le persone in ascolto, non c'è una sostituzione di un'arte con l'intelligenza artificiale. Nessuna macchina sta rubando il lavoro a nessun essere vivente, ma come appunto si utilizza una chiave inglese più performante per chiudere un bullone, l'intelligenza artificiale applicata alle scenografie e al videomapping, ma anche alla videoarte, insomma alla creazione di contenuti audiovisivi, va a sostegno e produce una cosa che appunto non si poteva fare diversamente se l'interazione dello spettatore, del live, della diretta, della realtà nella scenografia. Diversamente era veramente impossibile se non attraverso una registrazione. Quindi questa interazione produce questa interazione tra l'artista, in questo caso voi che avete creato questo sistema, avete usato questo sistema, e il pubblico, ma anche chi vi chiama, chi si interessa, vuole usare questa vostra tecnologia, produce un effetto, ma soprattutto uno spettacolo nuovo, diverso. Quindi, dal punto di vista degli artisti, ecco, visto che voi avete a che fare con appunto Salmo e Noyz, sappiamo che sono più vicini ad una sperimentazione artistica, ma visto che avete parlate con sia nella parte musicale che in altri, qual è la reazione quando voi proponete questo progetto? Quando si pronuncia e si mette sul tavolo l'intelligenza artificiale. Qualcuno sbarra gli occhi, qualcuno scappa, si butta dalla finestra oppure ha reazioni un po' più. Prego. C'è interesse, guarda, c'è sicuramente interesse. Ok. È chiaro che le persone devono vedere, quindi loro devono vedere, devono toccare con mano cosa significa poi nella pratica, con l'effettivo risultato visivo. E in questo caso era una situazione di mostri, erano Hellraisers, quindi era forse anche abbastanza, diciamo, semplice o comunque già descritto il filo, però il risultato anche per noi è stato straordinario. E devo dire, apre questa finestra che abbiamo fatto con loro, apre veramente delle prospettive nuove. Lo utilizzeremo sicuramente ancora.
Personalmente sono un po' più interessato alla sperimentazione non tanto sui volti delle persone e quindi sui cantanti, ma sulla capacità di riconoscere le forme dei cantanti e generare proprio immagini di scenografia, quindi non una trasformazione del reale, ma la creazione di una sorta di scenografia da parte dell'artista o comunque del protagonista che è sul palco in questo caso. Certo. Che secondo me è una prospettiva che potrebbe funzionare anche molto in teatro. Perdonami Michele, ti interrompo perché... Effettivamente si crea anche il problema del se noi trasformiamo una persona del pubblico, oltre al problema della privacy, ma soprattutto se lo trasformiamo in un personaggio di un film horror, c'è il problema anche di chi ha pensato quel film horror, chi ha pensato quel personaggio avrebbe qualcosa da ridire. Ma se voi utilizzate la danza, immaginiamo, di una persona su un palco per animare il palco stesso, immaginiamo invaderlo di pioggia e far vedere l'interazione tra il corpo della persona e i goccioline che stanno intorno a lui, ma non sta piovendo nel teatro, sarebbe uno spettacolo incredibile, per dirne una magari. Se vuoi venire a lavorare con noi, guarda, okay. Hai centrato perfettamente, guarda. Corro. Saluto gli ascoltatori e le ascoltatrici, arrivederci, vi lascio in buonissime mani, Flavia Capone, ottima... Magari. No, stavo scherzando, non stavo scherzando, però l'idea della pioggia è effettivamente già ci è venuta. Noi abbiamo pensato a delle cascate, quindi... Sì. Però sì, siamo assolutamente in linea. Questo secondo per noi è il prossimo step. Benissimo. Proprio nell'immediato. Benissimo. Quindi veramente utilizzarla come scenografia più che come, abbiamo detto inizialmente, filtro Instagram o certo, comunque certo. Quello di trasformare una persona. Vi ringrazio moltissimo, perdonatemi i problemi tecnici, ma magari appunto possiamo anche risentirci tra la velocità di queste cose e potremmo anche risentirci a settembre, sono successe delle novità e voi avete già sviluppato, però magari in vista della prossima sessione di stagione di concerti oppure anche per occasioni particolari sono contento di avere il vostro contatto e magari ci possiamo risentire dal vivo. Le canzoni che abbiamo sentito prima, ovvero Rainfall Down dei Rolling Stones e Life is Life degli Opus, era una vostra scelta, ma torno da Christoph perché sono molto curioso di Exit di Jean-Michel Jarre ed Edward Snowden. È una tua scelta, giusto? In realtà è una scelta di Mikkel, che è la persona ha lavorato con questi artisti, quindi tra l'altro insomma a lui il palco per prendersi il merito di questa scelta. Raccontaci a questo punto il vostro rapporto con Jean-Michel Jarre, immagino, perché Edward Snowden non dico che è indisponibile, però non credo sia abituato a fare concerti, e perché Exit? Perché siamo in un punto, adesso non voglio fare qui della dietrologia o temi rivoluzionari, però siamo in un momento di trasformazione incredibile nel sistema di informazioni e di gestione delle informazioni. E la gestione delle informazioni con l'intelligenza artificiale subirà un bel boost, non sapremo più da dove vengono, quali siano veramente le verità. È un sistema di difficile da affrontare e quindi questo succede oggi tutti i giorni sulla nostra pelle e lo vediamo. Non sappiamo se Trump è veramente stato sparato, se analizzano le foto, tutto, oppure è stato sparato, ma da chi? Insomma, nonché tutte le immagini che vediamo. Quindi l'occasione, ne abbiamo lavorato quando abbiamo lavorato recentemente con Jean-Michel Jarre, ne abbiamo parlato parecchio di queste tematiche e lui è un signore che arriva da una generazione precedente al nostro, gli piace ancora dialogare, ragionare molto sulle cose e quindi ci sembrava giusto, molto, molto azzeccato con i tempi. Ecco. Fantastico, grazie mille. Tra l'altro, appunto, sfidandomi soltanto dai miei occhi, io dovrei aver visto innanzitutto un mostro che cantava del rap, anzi due bravissimo.
Effettivamente li ho visti i due mostri che cantano il rap, ma non soltanto, cioè non dal punto di vista horror, ma soprattutto 30.000 lupi mannari. Quindi era un po' complicato, o scappavo o ero anche io un lupo mannaro. Vabbè, comunque, gli occhi magari li teniamo collegati al cervello, meglio. Grazie mille, lo facciamo sentire. A presto. Grazie. Exit, Jean-Michel Jarre e Edward Snowden, su Radio Elettrica. Presto.